Bene, ben ritrovati cari amici da Stilo Orso e da Riccardo. Oggi abbiamo anche una special guest che, come dire, occhieggia da sotto la scrivania. Presto si vedrà, eccola qui. E poi Riccardo ce la presenterà. Bene, oggi un video, diciamo, di servizio dedicato a voi, come si suol dire, in cui cercheremo di rispondere ad alcune delle domande più frequenti che ci vengono posti sia sul canale che su Facebook a Riccardo che a Facebook. E quindi sarà una sorta di, come dire, risposta aperta a tutti i vostri quesiti, ai quesiti più comuni. Poi ovviamente se ne avete altri, ben venga, saranno materiale per un altro video. Ecco, la prima domanda che mi viene in mente, perché ce la fanno un po' tutti, no? Correggimi, Riccardo, ma la Sì, prima siamo domanda è: qua. ho trovato questa penna nel cassetto che era di mio nonno e questa penna vorrei sapere, ma non scrive, ma vale dei soldi, ma se la vendo vale 1.000 euro? Ecco, insomma, questa è la prima, diciamo, grande domanda che ci viene rivolta, giusto, Riccardo? Assolutamente. Tu in questo caso cosa gli rispondi? Cosa rispondi? Che mi trovo in difficoltà perché, ahimè, purtroppo non sono tanti i riparatori di stilografiche. Io, per quanto ho conoscenza, qualche negozio nelle grandi città c'è che fa questo servizio. Chiaramente, se hai una Montblanc, le puoi mandare in assistenza, questo sicuramente ha un costo. Chi compra le Montblanc sa perfettamente quali sono i costi. So che c'è un negozio in Toscana a Firenze che le ripara, ti fa un preventivo. Chiaramente, tu puoi utilizzare la loro mail, fare delle foto, descrivere, no, con maggiore esattezza possibile il problema, però poi gliela dovrai mandare e altrettanto, una volta riparata, te la rimanderanno. So che sono bravi, so che sono molto affidabili. Chiaramente, se sono penne che hanno un costo limitato, talvolta conviene che le ricomprarle perché costa più il mandare, il ricevere. Però se sono penne stilografiche che hanno un certo valore, soprattutto affettivo, a cui tieni, consiglio di farlo. A Roma qualche negozio c'è, però non è che ricevo input così numerosi. Altra cosa è che se il danno è lieve, ti puoi iscrivere magari a qualche forum italiano o straniero dove trattano anche la riparazione delle penne. E in questo caso cercare di fare da soli, però più vai indietro, più sono vintage e più diventa difficile ripararle, insomma, e lì entra in campo anche l'esperienza che viene fatta poi con gli anni. Spesso Diciamo che tu qui hai più risposto a un'altra domanda, cioè hai risposto all'altra grande domanda, che è: la mia penna non scrive, cosa faccio? Che va bene. E diciamo invece sul discorso del valore. Allora, sul discorso del valore, per carità, magari io vi auguro che troviate nei cassetti una Montblanc Hemingway o un'edizione limitata, però generalmente queste penne che trovate nei cassetti non aspettatevi un valore, come dire, importante. Possono essere, spero un po' di più, 10 euro che valga la penna, come possono essere 100 euro, 200 euro, ma raramente troverete nel cassetto la penna che vale 1.000 euro, che vale 1.500 euro. Quindi questa è una prima risposta che mi sento di dare, perché anche se trovate una bellissima penna vintage, insomma,
quotazioni, è difficile che troviate una penna con quotazioni astronomiche. Questa è la prima cosa, secondo me, da dire, no? Perché tante volte magari uno ritrova, che ne so, una Pelicano, un MK10 di Pelican, e pensa magari che sia una penna di grande valore. Sono ottime penne, però non di un valore che vi possano, come dire, incidere in maniera fondamentale se ne andate a vendere. Ecco. E sul discorso invece di farle riparare, hai detto bene, io ci sono passato, ho mandato anni fa la mia penna a Firenze al signor Morici, che è un ottimo riparatore di stilografiche. Lui ripara sia moderne che vintage. Io le vintage, come sapete, ne ho poche. Dovevo riparare una Sailor che mi era caduta di punta, una Sailor Procolor, e devo dire che anche un costo contenuto me l'ha rimandata, che scriveva meglio di prima, ma io vi parlo di anni e anni fa, prima che aprissi il canale, ad un costo, diciamo, contenuto. Lui è anche esperto nelle penne vintage, quindi sa cambiare i sacchetti di caricamento delle Parker 51, per esempio, sa cambiare, sa aggiustare l'Aurora 88. Quindi lui va sicuramente bene, ce ne sono altri, mi pare che ce ne sia uno a Perugia, la casa della stilografica di Perugia, adesso non mi ricordo come si chiama, mi perdoni, mi pare sia forse il signor Nello di Perugia, che sia un ottimo riparatore di stilografiche. A Roma, sinceramente, non lo so, non lo so. Anche dove vivo io, non ci sono grossi riparatori, perché ormai è un po' una cosa di molta, di nicchia. Ecco, però riguardo il valore, ecco, per carità, magari la prima cosa che dovete cercare di capire, che per un esperto magari non è facile, è di che marca sia questa penna. Perché per noi magari di primo acchito la vediamo subito: ah, quella è una Pelican, ah, quella è una Parker, ah, quella è. Però il mio consiglio è: ok, chiedete a Riccardo, stressategli la vita su Facebook, fate benissimo. Però stressate anche la vita, soprattutto dove? Sul forum, perché nel forum ci sono tante persone che possono rispondervi. Ovviamente anche lì ci vuole un pochino di, come si chiama, netiquette, cioè non fate il primo messaggio: ciao a tutti, c'ho questa penna, quanto vale? Presentatevi un minimo, partecipate alla vita del forum e poi fate la vostra richiesta. Mi sembra giusto, no, Riccardo? Sì, qui tocco un argomento perché allora, noi spesso, sia sulla pagina Facebook, soprattutto nei forum, riceviamo questo tipo di domande. Se è morto mio nonno, quanto vale la penna? Che è la domanda classica all'appassionato, no? Che ama le penne stilografiche. Tu dici, è morto mio nonno, ho aperto il cassetto, ho trovato. Ma quanto vale? A me sto pennino è oro? È stampigliato 18K, 24K, 14K? Cioè, come se questi pennini in oro, no? Tu li porti al compraoro, te li metti sulla bilancia e hanno un valore. Ahimè, no, purtroppo non è così. Tutte le stilografiche che noi compriamo, i prezzi sono sovravvalutati rispetto al vero valore, ma non è il problema delle penne stilografiche, vale anche per gli orologi e per tante altre cose. Il valore lo dà poi la tua scimmia, è un po' come su eBay, chi lo fa il valore? È chiaro che se io metto in vendita un libro che c'è una sola copia, magari il valore di per sé è legato anche alla rarità, a tante cose, no? Come uno può immaginare. Però ecco, questa corsa che come vogliono le persone, uno debba vendere, no? Immaginando chissà quali guadagni, ahimè non è sempre così. Vale pure per la collezione dei francobolli del nonno. Insomma, io ho detto il nonno, ma chiaramente può essere qualunque cosa, ecco. E spesso noto che, ecco, si iscrivono ai forum esclusivamente per risolvere il loro problema, punto. Altra cosa, fare domande che hanno già una risposta, basta fare una ricerca online e avere una risposta. Prima fatela questa ricerca, bisogna anche imparare a fare le ricerche giuste, le cose giuste.
E poi l'ultima analisi, ok, va bene anche farla poi sulla pagina Facebook, nei vari forum, sui canali YouTube. Io poi devo ammettere una cosa, che tu, Francesco, hai una capacità nel rispondere a tutti i tuoi amici del canale, superiore. Io spesso mi trovo in timidezza, un po' scompensato, sia quando ti fanno dei complimenti, ma sia quando anche ti fanno domande che io. Insomma, tu hai una pazienza, hai, come ti posso dire, un modo di porti che io apprezzo, che io apprezzo. Io, ahimè, sicuramente è dovuto all'età, l'ho cominciata un po' a perdere. Per cui certe volte non rispondo, oppure mi verrebbe voglia di primo acchito di dire delle parolacce, delle cose che giustamente nessuno merita, insomma, ecco. Questo, per esempio, per rispondere alla terza domanda che mi fanno spesso, ma i cinesi sono paccottiglia? In realtà non sono domande, sono affermazioni, cioè quindi c'è chi lo dice, io le cinesi le odio per questioni politiche, perché hanno ucciso il mercato occidentale, eccetera, eccetera. E c'è chi invece ne ha, come ti posso dire, una visione equilibrata, per cui io non sto a considerare la nazionalità della penna, ma il suo valore tecnico, intrinseco. A me viene un po' da sorridere, soprattutto chi ne fa una questione di status symbol, dicendo, ma la vuoi mettere con l'OMAS? Ora, ti ho mandato poco fa un link, no? Non so se tu l'hai visto, Frank Zhang come padrone dell'OMAS. Ora, io sorvolo se effettivamente le questioni legali, ma l'OMAS è uno dei marchi OMAS, perlomeno, il proprietario è Frank Zhang. La Pelican, ma vuoi mettere la Pelican? La Pelican da qualche settimana, mese, è giapponese, di proprietà giapponese della Mitsubishi. La Schaefer, no? È di proprietà indiana, viene fabbricata in India. Le Parker, le Waterman, spesso sono fatte in Asia. La Faber-Castell, spesso può accadere che alcuni dei suoi prodotti siano fatti in Slovenia, in Cina. Abbiamo visto la Lume, che è una signor penna dove viene fabbricata. E così via, tu mi puoi aiutare. L'altra volta avevamo fatto un video sulle penne stilografiche americane, erano tutte fatte in Asia e poi assemblate in America. Io non so come la vedi tu, abbiamo fatto anche dei video sulle penne cinesi, se vale la pena o no. Ti Sì, ricordi? allora, per rispondere alla prima obiezione, no? Cioè, hanno ucciso il mercato. Allora, in parte è vero, ma in parte siamo stati anche noi che gliel'abbiamo permesso andando a spostare tutte le produzioni là. Questo va detto, perché altrimenti sembra che ci siano i cattivi da una parte, dall'altra noi buoni, ma in realtà sono le ditte occidentali che alla ricerca di manodopera a basso costo sono andati là per prime. Tutti, in tutte le categorie, non solo nelle penne, nelle calzature, nell'abbigliamento, in tutto. Quindi poi è ovvio che loro hanno imparato il know-how e rispondono. E quindi siamo stati anche un po' noi, secondo me, a permetterglielo spostando le produzioni là. Tanto è vero che adesso è iniziato un lento processo, quello che chiamano reshoring, di riportare le produzioni in Europa, ma è un processo molto lungo, molto complesso. Le cinesi sono paccottiglia, come dici giustamente tu. Questa è un'affermazione, non è una domanda, perché paragonare una Jinhao da 2 euro, vi faccio per dire, ad una Asvin non ha nessunissimo senso, perché una Jinhao da 2 euro è una penna che cosa vi potete aspettare da 2 euro? Poco, naturalmente. Infatti avrete una plastica molto economica, dei pennini con un controllo qualità praticamente inesistente. E quindi però avete speso 2 euro. Su una Svin è totalmente un'altra cosa, come una Navalur, che hanno poi gli stessi gruppi scrittura. Sono penne di qualità discreta per quello che costano. Io di Svin ne ho due,
Presto ne arriverà una terza, perché sono penne che a me piacciono molto, penne di sostanza, penne robuste e soprattutto che scrivono bene, molto molto bene. Quindi non si possono assimilare tutte le produzioni, per esempio alle vecchie Wing Sung, che erano penne terribili, le cinesi vintage erano terribili. Mi poteva capitare anche quella che scriveva bene, però alcune erano molto rigide, con queste plastiche che si crepavano facilmente. Insomma, non ha senso dire le penne cinesi, come dire le penne italiane. Le penne italiane sono tutte ottime. No, non sono tutte ottime. Non è perché sono fatte in Italia che siano. C'è certificato di garanzia, dice, ah, ma allora perché il Made in Italy? Ma il Made in Italy non è tutta eccellenza. C'è l'eccellenza, c'è il buon prodotto, c'è il prodotto così così e c'è il prodotto di scarsa qualità. Cioè, ma come posso dire? Ma È posso dire che fisiologico, anche, made in Italy, made in Francesco, Germany. posso dire che all'interno di ogni marchio c'è anche una differenza, nel senso, non è che tutte le Montegrappa sono belle, ce ne sono di belle e di brutte. Che ne so, l'Aurora, anche lì diventa diciamo, il problema è personale, l'estetica è personale. Ce ne sono di molto belle, di molto valide, altre magari ti piacciono di meno, quindi all'interno dello stesso marchio questa differenza può esserci, insomma. Quindi io credo che anche qualche cinese sia valida. Poi magari ci possiamo, diciamo, discutere sul fatto delle homage, delle repliche, delle copie che i cinesi fanno su tutto, non solo sulle stilografiche, no? Quindi molte delle penne cinesi omaggiano, copiano, possiamo dire, replicano modelli e stilemi occidentali. Questo, ahimè, è vero, e il copyright non è protetto, questo lo dobbiamo dire. E questa è una questione morale che prima o poi, voglio dire, non tocca certo né a me e né a Stilorso risolvere questo problema, No. però, e lo ritengo anche inutile. Guarda, io ti posso dire, certe volte, anche quando mi prendo un orologio, se copiano pure fra occidentali i modelli, non è solo una questione cinese. I giapponesi lo fanno, lo facciamo anche noi italiani, no? Copiamo lo stilema, la moda del Rolex, lo vediamo replicato, ogni casa c'ha un Rolex nell'interno del suo catalogo. E ti posso dire, anche nel mondo delle stilografiche, da quanto è aperto, no? Ne dico solo uno di caso, quello più emblematico. Gli appassionati hanno sempre detto che l'Aurora 88 si sia ispirata alla Parker 51, con molto stile, devo dire, mentre i cinesi la copiano, la replicano proprio al millesimo. Adesso, con le nuove tecnologie, tutto questo è anche possibile farlo più con maniera più esatta. Però lo si è sempre fatto. Il modello, lo stile, la forma è sempre stata copiata. Beh, allora qui ti scateno contro Ernesto con un'informazione così. Ti scateno contro Ernesto perché, allora, secondo me Aurora 88 e Parker 51 non possono essere considerate penne, cioè che Identiche, Aurora si no. sia. No, perché sono sostanzialmente diverse, sia per sistema di Però caricamento. secondo te negli anni passati quello che ha fatto l'Aurora 88, noi sappiamo chi è stato, possa essersi ispirato alla Parker 51? Io credo che la Allora, proprietà secondo me. dell'epoca gli abbia detto: guarda, noi dobbiamo dare una risposta alla Parker 51, ci fai un buon prodotto. E lui, tagliando la coda del fusto, oppure arrotondando il cappuccio, trovando anche nuovi e ottimi sistemi, ha trovato, secondo me, ecco, se fossero tutte così gli omaggi, le ispirazioni, ma tanto di cappello, perché aggiungi qualcosa d'altro? Differente sono le Parker 51 cinesi, che sono copie, no? Anche nella clip copiano tutto, no? Cioè, sfacciatamente, spudoratamente, no? Però questo poi alla fine non c'entra Allora, niente con l'aspetto tecnico. secondo me, nel senso, la Parker 51 è stata una penna innovativa che ha, come dire, dettato degli stilemi. Il fatto che, per esempio, corpo in plastica, cappuccio in metallo, poi ci sono state
decine, centinaia di penne con questo pattern qua. Schaeffer, tutte hanno fatto poi questo pattern qua. Secondo me, diciamo, il grande pregio d'Aurora è che pur inserendosi in un discorso di design di quel tipo lì, lo ha comunque reso originale e differente, per cui le penne, secondo me, non sono neanche scambiabili una per l'altra, tanto sono comunque differenti. L'Aurora 88 è anche più grossa, è più bombata. Secondo me, lì è stato veramente fatto un grande lavoro di design, dove paradossalmente forse ha migliorato anche l'originale come design, perché diventa una cosa completamente diversa, soprattutto la versione secondo me più bella. Adesso i turisti mi diranno no, però secondo me la versione più bella è la Nikkar Argenta, che è veramente bella e, come dire, particolarissima, secondo me, anche se poi non è, però secondo me la Nikkar Argenta è la più, perché quelle dorate sono un po' figlie del loro tempo, a mio avviso, però ecco, questa era una mia affermazione. Quarta domanda. La quarta domanda che mi fanno spesso e che poi si ricollega alla terza è quella del che modello è questa stilografica? Perché, e questa è già una domanda molto seria perché chiaramente c'è voglia di approfondire. Anche lì il canale YouTube non ti può aiutare tanto da questo punto di vista, perché non la trovi visivamente rappresentata dai nostri video, ma sicuramente la pagina le pagine Facebook, tra cui quella del Circolo Stilografico Romano, se no ce n'è un'altra molto bella che si chiama La Penna Stilografica, eppure lì potete fare questo tipo di domande. Ci sono tutte le pagine Facebook, i vari gruppi e anche stranieri, e soprattutto poi ci sono i forum, sia italiani che stranieri, a cui questa domanda può sicuramente con molta pazienza ed educazione, ma alla fine qualche risposta la potrete avere. Nel momento in cui avete certezza del modello, del nome, del marchio, a quel punto andate su eBay, fate una ricerca e saprete anche quanto costa la valutazione più o meno della vostra penna. E qui Stilorso vi potrà dire qual è però la reale valutazione che fa eBay. Non andate a vedere i prezzi che richiedete, ma cosa stiloso? Il prezzo reale a cui è stata venduta una pena, immagino. Dovete mettere il filtro oggetti venduti. C'è Bravo. la modalità cercata la ricerca Aurora 88, per esempio, più mettete oggetti venduti. Vedete che generalmente i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli richiesti, o comunque un po' più bassi rispetto a Un po' quelli più basso. richiesti. Poi la differenza la fa lo stato di conservazione della vostra penna, lo fa la rarità, Sì, certo. magari è un modello un po' particolare, a noi sembrano tutte uguali, però non è così. Può anche essere come scrive, perché è importante. E se scrive, perché molte delle penne vengono vendute solo come ricambi. Cioè, vi dicono, guardate, sta penna stilografica non funziona, però magari potete prendere il pennino, potete prendere una cosa, un'altra. Quindi valutate bene la descrizione, le cose, quello senza dubbio. Poi sì, le domande sono tante. Senz'altro, perché soprattutto ce n'è un'altra classica. Come faccio a non macchiarmi le dita d'inchiostro? Allora, come faccio a non macchiarmi le dita d'inchiostro? Oppure perché la penna macchia? Allora, c'è una grossa discriminante. La penna ve la portate in giro o la penna la tenete sulla scrivania? Perché? Vi dico questo. Perché se fate come me, che le portate in giro, le sballottate un po' e siete un po' incauti quando l'aprite, non andate a guardare se sulla sezione ci sia o meno qualche macchia, non dovete spaventarvi, perché se le sballottate parecchio, se le tenete in uno zaino e non nel taschino con cappuccio rivolto verso l'alto, se con punta rivolta verso l'alto,
ma le mettete in un portapenne, ve le portate in giro, le sballottate come la Coca-Cola, può esserci che ci sia qualche piccola perdita di inchiostro, non vi dovete fasciare la testa, ok? Il problema potrebbe esserci se voi tenete sempre la penna sulla scrivania, così l'andate ad aprire e andate a scrivere e vi sporcate le dita. Allora lì probabilmente c'è un problema. Perché le penne stilografiche, soprattutto quelle moderne, non perdono inchiostro. Sono il 99% dei casi, sia io che tu, Rick, ne abbiamo provate decine e decine e decine. Le penne moderne stilografiche non perdono inchiostro. No. A maggior ragione se le tenete sulla scrivania. O se le tenete come vanno tenute, a punta in alto, in un portapenne. Non perdono inchiostro. Se invece, stando ferme, perdono inchiostro, allora cosa dovete fare? Vediamo se ce l'ho. Sì, ce l'ho a portata di mano. Vi munite di una lente e andate a vedere se sulla sezione c'è una piccola crepa. Perché? Soprattutto le penne vintage, mi spiace dirlo, però purtroppo i materiali, il tempo ha un effetto negativo su, non solo sulle persone, ma anche sui materiali. Si possono presentare ci possono essere delle piccole crepe sulla sezione. E essendoci dietro la sezione l'alimentatore della penna, è ovvio che ci possa essere un po' di trafilamento inchiostro. La penna è da buttare? No, non necessariamente. Si può riparare perché ci sono, come avevamo detto all'inizio, dei riparatori che possono farlo. Se avete un po' di manualità, potete anche tentare da soli con della colla ciano acrilica H LATAC, per esempio. Però attenzione, non è una cosa per tutti. Se non avete una manualità eccezionale, io ve lo sconsiglio, vi dico portatela da un riparatore che prima di mettere questa colla ciano acrilica, smonta il pennino alimentatore e va a effettuare la riparazione, a, come dire, a tappare questa fessurina qui. Ok? Quindi, come dire, le perdite, come faccio a non macchiarmi? Generalmente la penna non macchia, perché allora voi mi direte, ho le dita macchiate? Perché io mi porto dietro le penne nello zaino e quando mi va di scrivere con una penna, la apro e non sto a guardare bene se la sezione è particolarmente asciutta. Alcune penne che hanno un flusso molto abbondante perché alimentate magari con un feeder, un alimentatore in ebanite, hanno un flusso ancora maggiore e quindi queste, se trasportate senza le dovute cautele, possono far fuoriuscire un pochino più di inchiostro. Ma non c'è da fasciarsi la testa perché se si tratta di penne moderne, nel 90% dei casi non si tratta di fessurazioni. Una penna vecchia, magari in celluloide, attenzione, e qui torniamo al discorso purtroppo delle Omas Vintage, per esempio, che erano affette alcuni modelli da questo problema qui, ecco allora lì è più difficile ripararle, è più difficile metterci le mani. Posso dirti che uno dei miei video più visti è come togliere le macchie di inchiostro, sia dai tessuti che dalle mani, in 2 secondi. E lì ci abbiamo dedicato un video apposta, proprio per questo motivo. È un motivo comune. Molto, poi dipende anche dal tipo di inchiostro che usi, perché il Pedica 4001, ne parlano bene, ne parlano male. Ma era un inchiostro dedicato alla scuola, quindi agli scolari, che chiaramente tornavano a casa con tutti i grembiuli zozzi delle macchie di inchiostro, e le mamme lo devono mettere o a lavare immediatamente, quindi un inchiostro anche che deve essere anche lavabile in quel caso lì. E che ti devo dire? Le domande sono sempre tante, ma ognuna di queste c'è sempre una risposta. Io spero, Stilorso, di non aver annoiato i nostri amici. Tu che dici? No, speriamo di non aver annoiato da parte nostra. Scriveteci nei commenti altre domande, così avremo materiale per fare un altro video, annoiarvi ancora un po'. E no, a parte scherzi, speriamo come al solito di non avervi annoiato. Non abbiate timore nei commenti, fateci le domande più assurde che cercheremo di rispondere in qualche modo. Va bene.
abbraccione e Va alla bene, prossima. un grande abbraccio a tutti, E alla buon prossima. Faber-Castell. Ci Arrivederci. sentiamo. Ciao ciao.